Mamma mia, che fatica! No? Mio figlio Sandro dice che bisognerebbe farlo tutti i giorni. Forza, pedalare, pedalare. Riparte in grande stile la stagione di Rai Fiction, con tante nuove produzioni in arrivo. Ogni martedì appuntamento con una pallottola nel cuore 3 che ha visto il ritorno di Gigi Proietti nei panni del giornalista investigativo Bruno Palmieri. Una fiction che appassiona milioni e milioni di spettatori. Un bel progetto firmato ancora una volta dal regista Luca Manfredi. Torna finalmente Bruno Palmieri, l'ormai popolare cronista di Nera, interpretato da un Gigi Proietti, devo dire, in forma smagliante. Questa volta Bruno Palmieri indagherà su ben 6 casi irrisolti, i famosi cold case come li chiamano gli inglesi, sempre accompagnato dal suo fedele scudiero fotoreporter Marco Marzocca, che interpreta questo Umberto Fiocchi, no? Personaggio molto tenero e divertente. Ah, ho parlato con la sorella di Adele Carrano. Si chiama Agata. Di cognome? Carrano è la sorella, scusa. Questa terza serie però contiene anche degli elementi di novità rispetto alle serie precedenti perché ci sono storie più forti ed appassionanti. C'è anche una dose maggiore di azione poliziesca, di action. Oh, fermo! Diciamo, ha fatto compiere poi alla regia delle sterzate più noir, quindi un cambio di direzione interessante sia sul piano drammaturgico che formale che rende questa serie più moderna e che si rivolge anche a un pubblico più giovane. Quindi ci auguriamo che oltre al nostro pubblico fedele, diciamo, ci sia anche un pubblico nuovo che abbia voglia poi di seguire questi 6 nuovi episodi di una pallottola nel cuore 3. Oltre a Gigi Proietti, un cast straordinario di bravi attori, i quali raccontano al microfono della voce dello spettacolo i loro ruoli e l'esperienza vissuta sul set. Riparte la terza stagione di Una pallottola nel cuore, sempre nel personaggio di Maddalena. Eh sì, è sempre di fianco a questo bel signore qua. Sono passati 5 anni nella nostra vicenda, quindi tante cose si sono trasformate, si sono evolute. E diciamo che tutti insieme questi nuovi strumenti, questa nuova esperienza che Maddalena ha acquisito lontana da Roma serviranno poi ad affrontare tutte le circostanze e i cambiamenti che avverranno nell'arco della nostra vicenda narrativa. Il mio personaggio si chiama Michele ed è il classico adolescente che affronta la crisi adolescenziale di ribellione contro la famiglia, contro i genitori. Infatti inizia la serie che lui si è appena trasferito a Roma e frequenta un liceo romano e come tutti i ragazzi fa fatica ad ambientarsi alla nuova città e è supportato per fortuna dal personaggio di Blue Yoshimi che si chiama Francesca, che è la sua migliore amica storica che lo aiuta, che però a Michele trova delle difficoltà anche a rapportarsi con questa Francesca e per fortuna trova conforto nel nonno, che invece lui è l'unico che non lo giudica ma lo riesce a capire in fondo e lo riesce sempre a difendere quando può. Io sono Francesca e nella pallottola nel cuore, nelle altre 2 stagioni ero molto più piccola, quindi in realtà sono un po' una new entry insieme a Michele, nel senso che ora siamo cresciuti, è passato un po' di tempo, molte cose sono cambiate, però ecco, poi in realtà la dinamica rimane quella, ci sono tanti casi da riscoprire e quant'altro. Entro a far parte un po' di tutta la famiglia, perché sono la figlia di Enrico e Maddalena, quindi entro a far parte della famiglia di Bruno insieme a Michele, sono ecco, un po' la loro amica d'infanzia. E inizia la serie con un evento un po' drammatico che mi porterò avanti in tutti gli episodi, ma che penso farà crescere molto questo personaggio e mi darà modo anche di, ecco, sì, avere momenti un po' più pesanti, ma anche momenti di grande riflessione, in qualche modo filosofia. Fabio Martelli, che appartiene alla linea narrativa del giornale, che ha una storia per le prime 2 stagioni, ha avuto una storia d'amore con la Minaccioni, la Renzoni, nella fiction, che è la vice direttrice del giornale. E questa loro storia d'amore in questa terza stagione prenderà una piega inaspettata. Buongiorno polizia, dobbiamo parlare con Filippo Tomei. È la prima volta che faccio un personaggio serio e quindi comportiamoci da tale. È un personaggio serio perché è un commissario molto serio, molto ligio, molto preciso, molto, anche fin troppo, ecco. Infatti mi sono trovato in difficoltà proprio per quello, perché non sono abituato a dire cose serie, che la serietà non mi appartiene. Mi appartiene per determinate cose. Tu sei una new entry nel Sì, cast. l'ultima arrivata e come in questo caso bisogna adattarsi un pochino alle esigenze di una famiglia già molto ben collaudata.
Veronica Maiore è un avvocato penalista che forse ha dato un po' troppo spazio alla carriera invece che ai sentimenti, alla famiglia, per cui ha un pochino di fragilità in questo senso. Riuscirà nel corso delle puntate a recuperare in parte, con la nipote per esempio, il suo rapporto. Sono Wanda, l'archivista che aiuta e sostiene Bruno, di cui è evidentemente innamorata, non segretamente, ma Bruno anche dal suo canto insomma ci prova senza ritegno per avere informazioni. È un personaggio a cui tengo molto, insomma fa parte della linea della commedia vera e propria della serie e ci sono molto legata ovviamente. Faccio un piccolo ruolo che è una massaggiatrice fisioterapista e lavorare con Gigi è sempre bellissimo perché lui poi improvvisa e ti trascina poi in questa improvvisazione che è la cosa più bella, nel senso che c'hai già tutto quanto, studi il tutto e poi quando arrivi lì è la possibilità anche di avere un guizzo anche di fantasia, no? E quindi di personalizzare la scena, e con lui è stato così, quindi è stato molto molto bello ed emozionante. Ho lavorato con lui in altre occasioni e poi appunto da tre serie in questa pallottola nel cuore, devo dire che è un grande artista, molto generoso, offre tanta possibilità anche agli altri, anche di improvvisare, noi ci divertiamo moltissimo, gran parte delle scene sono proprio improvvisate da lui, con me che ci vado dietro per forza, insomma, il maestro è il maestro. Trovare Gigi è quello, il motivo, come dire, massimo per cui ho fatto questa fiction, il piacere, insomma, da piccolo seguivi Gigi, diceva ah, che bello, e poi la vita incredibilmente ti porta a realizzare un piccolo sogno, è quello poi di stare con lui e di vivere le cose con lui. E conoscere Gigi, voglio dire, è stata la cosa più bella per quanto mi riguarda ovviamente del lavoro. E avere a che fare con Gigi è stata un'esperienza molto bella, molto gratificante. È fonte di ispirazione tutti i giorni, insomma, per me, nel senso che quando stavamo lavorando insieme, io avevo praticamente quasi tutte le scene con lui. E ogni giorno si inventava qualcosa, era veramente stimolante, mi è piaciuto molto lavorare con lui, ma con tutti gli altri anche. È stata una bellissima esperienza, anche perché mi sono ritrovato a confrontarmi con grandissimi attori del calibro di Gigi Proietti. E devo dire, mi sono divertito un sacco, anche perché, non so, io dico sempre che fare una serie con Gigi Proietti è come fare scuola di recitazione, perché lui è una persona super disponibile, poi sa un sacco di cose, non è avido di sapori, è sempre pronto a darti un sacco di consigli prima di ogni scena. Io andavo da lui a chiedergli appunto dei consigli su come fare la scena e lui è sempre stato super carino con me, quindi devo dire è stata una bella esperienza anche per i grandi con cui mi sono confrontato e che mi hanno insegnato molto. Un'esperienza faticosa, divertente e che lascia ogni volta un segno, ogni volta che torno sul set di Una pallottola nel cuore è un po' come tornare a casa. È stata la prima volta che facevo una serialità così lunga in televisione, quindi ovviamente sono più giorni di lavoro, molte energie da dare e la cosa bella è che il set è molto dinamico, quindi tutti sanno che cosa fare, sono sempre tutti pronti al lavoro e quindi è stato per me un grandissimo allenamento per essere appunto sempre pronti al massimo appena si dava l'azione. È sempre stato un lavoro di grande collaborazione tra il cast, la regia, la produzione che è sempre molto presente, gli sceneggiatori, insomma è sempre stato un lavoro molto fatto insieme. Ecco. Ti invito a non perdervi l'inizio, che è importantissimo, di questa terza serie della Pallottola nel cuore, perché all'inizio comincia una storia molto avvincente. Poi è anche divertente in molti punti, come sappiamo, e quindi ci vediamo presto. Non perdete questa stagione, questa terza stagione, 3 in numero perfetto, anche perché ovviamente entro io, e con Gigi dicono che ci somigliamo, sembriamo padre e figlio, così dicono, ma chi è il padre e chi è il figlio? Mi raccomando, amici della Voce dello Spettacolo, non perdete questa nuova serie della Pallottola nel Cuore. Non la dovete assolutamente perdere, Una Pallottola nel Cuore 3, anzi, vi invito proprio a vederla e ad invitare altre persone a guardare questa bellissima fiction. Ragazzi, Una Pallottola nel Cuore 3, sto purie. Una Pallottola nel Cuore 3, guardatelo. Una Pallottola nel Cuore 3, seguitelo, a me mi fa piacere. Mi raccomando, buon ascolto.